Ciao a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale. Questo sarà un video dedicato ad articoli di cancelleria, ma in particolare parleremo di penne. Ho preferito fare un video apposito dedicato alle penne e quindi le matite colorate ed altri prodotti artistici poi li andremo a vedere in video che realizzerò in seguito. Quindi per il momento occupiamoci per l'appunto di penne. Il primo prodotto che vi mostro è questa carinissima penna della Legami, dedicata allo spazio. Qui abbiamo infatti il piccolo astronauta e disegnati sulla penna ci sono i pianeti, il razzo, veramente molto ma molto carina. L'inchiostro di questa penna è nero, si tratta di una penna gel cancellabile con inchiostro termosensibile e con una punta da 0,7 mm. Vi mostro velocemente il tratto, sicuramente queste penne sono molto conosciute, quindi avrete avuto già modo di vedere ed utilizzare questo prodotto. La penna scrive molto bene, l'inchiostro è anche abbastanza fluido e quindi questo era il primo prodotto. Il prossimo prodotto è questa confezione di Bic Intensity Fine. Si tratta di questa confezione da 8 fineliner pens in queste colorazioni. Io avevo già avuto modo di provare questo prodotto, avevo la confezione classica con le quattro penne, quindi con la penna nera, rossa, verde e blu, e volevo provare un po' anche le altre colorazioni. A breve realizzerò anche un video proprio dedicato a questa linea della Bic e andremo a vedere anche altri prodotti molto interessanti. Vi mostro velocemente il contenuto. Queste sono le colorazioni presenti all'interno di questa confezione. La penna è veramente molto carina esteticamente. Il tappo è fatto in questo modo, si può mettere molto facilmente sul retro e rimane anche abbastanza stabile. E la punta è una punta in feltro da 0,4 mm. Vi mostro velocemente alcune di queste colorazioni. Quindi il tratto, sì, è un tratto ovviamente sottile. Vi mostro anche questo viola. E vediamo anche questo azzurro. Quindi le colorazioni sono anche abbastanza carine. Queste penne ovviamente le possiamo utilizzare sia per scrivere ma anche per disegnare, quindi possono essere utilizzate in diversi modi. Infatti anche sul retro della confezione possiamo leggere che si tratta di una penna con punta sintetica, ideale per scrivere, disegnare e sottolineare, colori brillanti, scrittura sottile da 0,4 mm. Il prossimo prodotto che vi mostro è questo set della Stabilo. Si tratta degli Stabilo Point Max in questa confezione da 14. Questa era una edizione limitata dove oltre ai pennarelli troviamo anche questo astuccio. Abbiamo quindi 10 pennarelli classici, 4 colorazioni pastello. Sul retro abbiamo qui delle indicazioni ovviamente inerenti al prodotto. È sicuramente un prodotto che conoscerete in tanti. Io ero un po' curiosa di vedere questo tipo di punta, effettivamente se era una punta anche comoda da utilizzare per scrivere, ed ero anche curiosa di vedere un po' la differenza tra questa punta e la punta poi delle classiche pen 68 da 1 mm. Infatti queste sono delle penne che hanno un tratto da 0,8 mm.
vi mostro velocemente alcune colorazioni, ma anche in questo caso poi dedicherò proprio un video apposito dove vedremo tutte queste penne e le andremo proprio a confrontare con le Stabilo Pen 68 con il tratto appunto da 1 mm, anche per vedere un po' la differenza. E le colorazioni dovrebbero essere le stesse. Questo può essere anche molto utile perché quando disegniamo possiamo utilizzare lo stesso colore, ma sfruttare un tratto differente. Vi mostro anche in questo caso qualche colorazione. Prendiamo due colorazioni pastel, queste due in particolare, e vi mostro anche due colorazioni classiche della linea classica. Ovviamente esistono diverse confezioni in commercio, io ho acquistato questi prodotti su Amazon, però abbiamo appunto diverse confezioni a disposizione. Il pennarello si presenta in questo modo, esteticamente è veramente molto carino e anche molto ben fatto, e mi piace particolarmente l'idea di avere qui la clip perché ci permette appunto anche di poterlo tranquillamente inserire in un quaderno. Sembra anche molto robusto, ben fatto. Il tappo si può tranquillamente inserire sul retro e rimane perfettamente stabile. Quindi dal punto di vista estetico questi pennarelli sono veramente molto carini, almeno per quanto riguarda il mio gusto personale. Vi mostro velocemente queste quattro colorazioni. Quindi qui abbiamo questa colorazione viola, ogni colore ha anche un numero che lo contraddistingue. Quindi qui abbiamo il viola, qui abbiamo l'azzurro, qui abbiamo il turchese, questa colorazione pastello. E poi qui abbiamo il grigio. Quindi se noi utilizziamo il pennarello in questo modo il tratto sarà più sottile. Se lo incliniamo leggermente il tratto sarà un pochettino più spesso. Effettivamente, quindi utilizzato in questo modo un po' più sottile, ovviamente utilizzato così risulta più spesso. Quindi avremo modo comunque di andare a vedere nel dettaglio tutti questi colori e confrontarli anche sia con le Pen 68, ma considerando questa particolare punta in nylon potremmo anche metterla a confronto ad esempio con le Pepper Matte Flare che hanno una punta molto simile e vedere un po' effettivamente quali sono le differenze. Questi pennarelli possono essere ovviamente utilizzati per scrivere, ma anche per colorare, proprio perché comunque hanno questo tratto anche un po' più spesso. Personalmente, questo tipo di punta per scrivere dei titoli o comunque fare degli schemi, sia come spessore che come tipo di punta, può essere carina da utilizzare. Se dobbiamo scrivere tanto, sicuramente non è un tipo di penna, pennarello comodo in questo senso. Comunque vi deve piacere scrivere con i pennarelli per trovare comunque eventualmente comodo scrivere in questo modo. Personalmente preferisco utilizzare questo tipo di prodotto sia per il disegno oppure per andare appunto a evidenziare alcuni punti particolari. È una punta abbastanza robusta, quindi indicata anche per la scrittura, però la sensazione che noi abbiamo quando scriviamo è la sensazione un po' di scrivere comunque con un pennarello, anche se la punta risulta un po' più rigida. I prossimi prodotti che vi mostro sono della linea Amazon Basics. Questi in particolare sono dei pennarelli, 24 pennarelli con colori assortiti. In realtà sono dei pennarelli o penne che hanno la punta molto simile a quella delle Tratto Pen. E mi ha incuriosito particolarmente questa confezione. Non ho mai provato prodotti di questa linea Amazon Basics e quindi ero curiosa un po' di provare questo prodotto. Ovviamente non si tratta di una collaborazione, sono prodotti che ho acquistato personalmente anche perché avevo letto dei commenti abbastanza positivi a riguardo.
Quindi vi mostro, quindi questa è proprio la confezione delle nostre penne. Vi mostro il contenuto. Quindi queste sono le penne. Sono 24 penne disposte in questo modo. Quindi abbiamo a disposizione veramente un bel po' di penne in tutte queste belle colorazioni. Sono molto carine esteticamente. Vediamo il singolo pennarello. Quindi l'involucro è di plastica abbastanza rigida e lucida, che comunque risulta anche molto carina, con la scritta Amazon Basics, e qui abbiamo anche la clip in metallo. Sono pennarelli con inchiostro a base d'acqua e la punta è in feltro. Si tratta di questa punta che ha una grandezza media. E come potete notare, richiama tantissimo proprio la punta della classica tratto pen. Quindi, se le mettiamo a confronto, le punte sono abbastanza simili tra di loro. Inoltre, questo pennarello esteticamente è molto simile anche al classico pennarello della Peppermint Flare, che ricorda in maniera abbastanza evidente, anche se questo pennarello ha un involucro più opaco, mentre questo è proprio lucido. Anche in questo caso sarà interessante un po' andare a vedere proprio la differenza di tratto e la differenza di resa su carta di queste penne appunto Amazon Basics confrontate proprio con queste penne Peppermint Flare e andremo quindi poi a realizzare proprio un video apposito dove vi mostrerò tutte queste colorazioni. Per non annoiarvi adesso e farvi vedere tutte queste colorazioni, vi mostrerò soltanto alcuni di questi colori per farvi comunque vedere il tratto. Molti lamentavano, in particolare di questa confezione, la presenza di molte tonalità di rosa. Effettivamente ci sono diverse gradazioni di rosa, però personalmente questo non mi dispiace affatto. Probabilmente forse una tonalità in più di verde o di blu comunque sarebbe stata carina all'interno della confezione, però nel complesso trovo le colorazioni veramente molto carine. Proviamo alcuni di questi colori. Sono veramente molto confortevoli nella scrittura, molto piacevole il tratto. Scorrono veramente molto bene. Quindi queste sono solo alcune prove di questi colori. La prima impressione sinceramente è molto positiva perché sono particolarmente scorrevoli, confortevoli, l'estetica del prodotto comunque è veramente molto carina e bisognerà vedere un po' la durata, come si comportano nel tempo, se appunto l'inchiostro ha una durata abbastanza soddisfacente. Per quanto riguarda il segno su questo tipo di carta che è un foglio da 80 grammi, come potete ben notare, non hanno trapassato la carta, quindi anche questo è molto importante. Questo tipo di tratto è molto carino perché possiamo sia andare a scrivere normalmente con questo tipo di penna, ma possiamo poi anche andare eventualmente a colorare, a rifinire determinati disegni. Quindi comunque la prima impressione al momento è abbastanza positiva. L'ultimo prodotto che vi mostro, sempre di Amazon Basics, è un set di penne gel. Queste
Queste sono le penne gel, sempre della linea Amazon Basics, arrivano in una confezione che è praticamente identica a questa che abbiamo già visto. Ho tolto già la confezione perché in realtà quando ho fatto l'ordine vi era la possibilità di nascondere l'imballaggio, proprio perché l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto. Quindi per nasconderlo bisognava scegliere l'opzione imballaggio Amazon. In realtà, avendo fatto l'ordine con altri prodotti, pensavo appunto comunque arrivasse questo prodotto insieme agli altri. In realtà è arrivato singolarmente, quindi sulla scatola appunto di cartone era presente anche l'indirizzo e tutto il resto, quindi comunque ho disinfettato il cartone e alla fine eliminato per comodità e queste sono appunto le penne. Non ho avuto ancora modo sinceramente di provarle, quindi le vediamo adesso insieme. L'estetica di queste penne è comunque abbastanza carina e hanno qui una parte in gomma per rendere appunto la penna più ergonomica. Si tratta di penne in gel con punta da 0,7 mm e come possiamo leggere poi anche sulla pagina di Amazon, ci dice che l'inchiostro è ad asciugatura rapida, il tratto della penna anche particolarmente uniforme. Quindi andiamo a vedere alcune di queste colorazioni. Ho notato nei commenti su Amazon che alcuni hanno confrontato questo prodotto con le Bic Gelosity e eventualmente potremmo anche andare a vedere queste colorazioni e poi fare un confronto anche con la penna Bic. Per il momento vi mostro comunque qualche colorazione. Su ognuna di queste penne è presente il tappino, quindi bisogna rimuovere il tappino. E proviamo quindi a scrivere. La penna scrive veramente molto bene. È abbastanza fluida. È abbastanza scorrevole. Proviamo a vedere se trapassa il foglio. No, non vedo segni sul retro del foglio. Proviamo a vedere velocemente anche l'asciugatura, almeno su questo tipo di carta. 1, 2. Qui abbiamo un piccolo residuo. 1, 2, 3. Qui ancora abbiamo un residuo di inchiostro, quindi bisogna attendere qualche secondo in più. 1, 2, 3. 4, 5. Ancora qui abbiamo un piccolo residuo, quindi complessivamente si è asciugata quasi tutta la scritta, però lì dove ovviamente a volte c'è un po' di accumulo di inchiostro, se passiamo il dito troviamo il segno. Proviamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Possiamo vedere che il tratto è asciutto. Quindi bisogna attendere qualche secondo. La penna nel complesso mi sembra molto carina. Scrive abbastanza bene, sembra anche abbastanza comoda l'impugnatura. Vi mostro quest'altra colorazione. Quindi togliamo anche qui il gommino. Molto bella questa colorazione. Il colore è molto vivido. Un bel colore arancio. Quindi anche questa prima impressione è abbastanza positiva, però bisogna un po' vedere poi nel tempo come si comportano queste penne, se effettivamente la fuoriuscita dell'inchiostro nel tempo rimane uniforme. Quindi comunque bisogna poi effettivamente andare ad utilizzare le penne per poter comprendere come si comporteranno. Anche questa scorre abbastanza bene. Quindi a questo punto vi mostrerò poi in un video apposito tutte queste colorazioni per chi eventualmente volesse avere qualche informazione in più e quindi non vi annoio adesso appunto facendo tutte le prove colore.
Quindi questi erano i prodotti, le diverse penne, i diversi pennarelli. Alcuni di questi prodotti li andremo a vedere un po' più nel dettaglio. Su Amazon spesso si trovano delle promozioni sia sulla linea Amazon Basics, ma anche per quanto riguarda gli altri prodotti. Se avete comunque delle curiosità, riguardo questi prodotti, lasciate pure un commento. Se, volete appunto farmi qualche domanda, scrivetemi pure tranquillamente. Come sempre, vi ringrazio per aver visto il video. Se vi va, iscrivetevi pure al canale. Vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!